Ciao a tutti e bentornati su Io ci provo, io sono sempre Pasquale. Allora, questo video è il primo della lunga serie che spero possiate apprezzare sulla recensione dei libri che sono andato a leggere. Prima di cominciare vi volevo ricordare di iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche se volete farvi beati i fatti miei e se non volete perdervi nessun video successivo. Vi ricordo che qualsiasi argomento che tratto è fatto in maniera tale dal punto di vista del chi sta imparando, non sono un trader professionista e non do nessun consiglio su come investire o non vi sto chiedendo di investire, ma semplicemente sto condividendo le mie esperienze insieme a voi, perché in 10 anni voglio essere autosufficiente dal punto di vista economico. Allora, in questa rubrica dedicata ai libri, come vi dicevo nel video di presentazione del canale, vi proporrò tutti quei libri che sono riuscito a leggere, di cui ho fatto tesoro nella mia esperienza, perché penso che siano delle cose o degli spunti positivi da poter condividere con tutti voi. Vi volevo come sempre ricordare che il link per comprare questo libro lo trovate in descrizione. Il libro in questione si chiama Smettere di lavorare, che vi faccio vedere qui perché io non compro, io compro solo Kindle libri adesso. Non so se si vede la copertina. Si vede? Comunque, se non si vede, poi farò uno screenshot del link di Amazon. Allora, questo video è dedicato a questo libro che è stato il primo libro che ho letto quando ho deciso di fare questa scelta. E sinceramente dal titolo mi sembrava un po' di quei classici libri fuffa. Per cui prima di comprarlo sono andato anche a guardare il canale della persona che lo ha scritto. Leggendo dagli appunti, vediamo se c'è scritto anche, mi sono segnato quando è nato il canale, no, non c'è scritto perché sono un idiota. Comunque il libro è stato scritto da Francesco Narmenni, che ha cominciato con un blog che si chiamava appunto Smettere di lavorare tanto tempo fa e ha deciso di condividere la sua esperienza su questo blog e poi ha scritto anche questo libro e infine ha creato anche un canale YouTube di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. Allora, parliamo di Francesco Narmenni. Lui è un ex dipendente di una società informatica che a un certo punto della propria vita ha avuto questa sua ispirazione pensando che lui dedicava troppo tempo al lavoro e poco tempo alle cose che veramente gli interessavano, cioè gli affetti, il proprio tempo libero, le proprie passioni, la propria famiglia. Per cui si è messo per un certo periodo di tempo, di 5 anni circa, a cercare di capire come avrebbe potuto smettere di lavorare e vivere in maniera autonoma. E il libro è molto illuminante da alcuni punti di vista perché nel libro è spiegato passo per passo quello che lui ha fatto, cioè nei primi periodi della sua l'idea di cambiamento ha cominciato a contare le proprie spese e ha cominciato a budgetizzarle. Tra l'altro ci sarà un video di budget apposito perché budgetizzare ha cambiato anche il modo in cui riesco a investire, riesco a risparmiare e investire molto di più rispetto a prima. Comunque, senza dilungarmi in qualcosa che tratterò in futuro, e lui nell'arco degli anni, nell'arco di questi 5 anni, ha riuscito a capire quali erano le proprie spese. E poi piano piano ho capito anche come ridurle in maniera drastica, fino a portarle a 500 euro al mese. Cioè lui, il suo interesse è di coprire quelle 500 euro al mese di spese e poi tutto quello che riesce a guadagnare in più sono tutti i soldi che lui può andare ad investire o a utilizzare per altre tipologie di attività che sono appunto non inerenti alle sue spese generali. Come ha fatto? Praticamente è uscito dal mondo del lavoro dopo 5 anni che ha pianificato con questo blog e con i risparmi che aveva accumulato durante la propria attività lavorativa è riuscito a fare alcuni investimenti, fra cui l'acquisto di una casa alle Canarie, che poi utilizza principalmente come fonte di reddito perché la tende ad affittare durante i periodi estivi e riesce appunto ad avere anche un introito da quel punto di vista. Poi è diventato molto autosufficiente dal punto di vista, per esempio, della produzione alimentare. Lui si produce in maniera molto autonoma le verdure che consuma, i saponi. Ha abbracciato la teoria del minimalismo, per cui non compra niente se non è veramente necessario e se riesce cerca di averlo gratuitamente, muovendosi attraverso canali differenti. Il libro è strutturato in una certa maniera che ci fa capire come effettivamente molte volte noi siamo troppo legati a quello che la società ci vuol far credere essere importante, ma che in realtà non è, come sono tutte le cose materiali, avere un telefonino nuovo, la macchina nuova, quando effettivamente
non attaccarci troppo a queste cose materiali ci riesce anche a far crescere in maniera molto più personale dal punto di vista dei nostri rapporti con gli altri, ma anche ad apprezzare molto di più le cose che fino a poco tempo prima non apprezzavamo in maniera così netta. Cosa c'è di positivo e cosa c'è di negativo in questo libro? Beh, sicuramente è una fonte molto grande di ispirazione, nel senso che ti dà quello sprint che forse non c'era in passato per capire la vita in maniera un po' diversa rispetto a prima. Sicuramente è una scelta molto, ma molto drastica, perché rinunciare a tutto e vivere solo con 500 euro al mese può essere fattibile solo se avete di fianco un partner e una famiglia che vi supportano, oppure il problema è che andreste a perdere quegli affetti, quel partner e quelle, diciamo, amicizie anche potreste andare a perdere. Però quali lezioni posso trarre da questo libro? Sicuramente che avendo letto questo libro ho fatto un cambio un po' mentale, ho fatto uno switch nel mio cervello che mi ha permesso di capire che effettivamente devo rimaneggiare la mia vita, rimaneggiare le cose, la visione delle cose, la visione che io ho delle cose nella mia vita, e cercare di avere un più ampio spettro di quello che effettivamente è, in che modo la vita debba essere vissuta. A dire la verità, non farei mai un cambio così drastico come l'ha fatto lui, nel senso che rinunciare a così tante cose e vivere con 500 euro al mese, a parte il fatto che qui in Irlanda è quasi impossibile, però impegnandosi molta gente ci riesce. Però quello che mi piace da parte di questo autore è che lui non chiede di seguire la propria linea di pensiero, ma dà degli spunti e poi dice ovviamente che ognuno deve trovare la propria dimensione. C'è chi rinuncerà a tutto, c'è chi rinuncerà alla parte, c'è chi rinuncerà solo a piccolissime cose. Quello che lui vuole mettere nella testa delle persone comunque è di ripensare la propria vita in maniera diversa, in una maniera un po' più ottimale dal punto di vista delle proprie passioni e dei rapporti personali, senza perdere tempo a lavorare, perché noi dedichiamo troppo tempo a lavorare che viene retribuito in una maniera che molte volte ci permette solo di vivere e non di vivere bene. Una valutazione nel suo insieme è che questo libro sicuramente vale la pena acquistarlo, perché dà degli ottimi spunti, come dicevo prima, degli ottimi spunti di riflessione e di come riprogrammare e ripianificare la propria vita, anche perché ci sono degli esempi pratici, come ad esempio diventare indipendenti dal punto di vista energetico o parzialmente dipendenti dal punto di vista alimentare, per cui è molto utile da questo punto di vista. Voi cosa ne pensate di questo stile di vita? Lo prendereste in maniera totale? Lo prendereste in maniera parziale? Non lo prendereste mai in considerazione? Il link del libro lo trovate in descrizione. Se lo comprate è un link affiliato, ci guadagno qualcosa, aiutatemi. Vi ricordo che io ci provo e spero anche voi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!